Buongiorno a tutti e benvenuti a questa ottava e ultima puntata delle nostre pillole della Cagranda. Oggi, dopo tanti racconti sulla storia del nostro policlinico, del nostro ospedale, che ne hanno fatto veramente un unico al mondo, vi portiamo invece nel suo futuro. Andremo infatti a visitare il cantiere dove sorgerà il nuovo policlinico. Dopo quasi 100 anni di padiglioni, il policlinico si rigenera in un ospedale nuovo monoblocco, che sarà costituito da due edifici di 7 piani contrapposti e collegati da una piastra centrale dove ci saranno i servizi comuni e le sale operatorie. Caratteristica che sotto questa piastra centrale ci sarà uno spazio commerciale dove ci saranno tutti i servizi appunto per i degenti e per chi frequenta l'ospedale, quindi dal bar, ristorante, trattoria, farmacia, lavanderia e quant'altro. E sul tetto la caratteristica principale, più bella e importante di questo nuovo ospedale sarà il suo tetto terapeutico. Avremo un giardino sospeso vero e proprio dove i pazienti, gli operatori e a volte anche i visitatori potranno vivere, pur essendo nel centro di Milano, un'esperienza di verde avvolgente. Ci saranno infatti tutta una serie di servizi riabilitativi come degli orti urbani, degli spazi per lo yoga, per la pet therapy, per le letture, i giochi per i bambini e quant'altro, proprio in un verde sospeso al centro di Milano. Quindi ancora una volta il policlinico sarà qualcosa di unico al mondo, oltre alla sua storia, anche nel suo futuro. A questo punto non ci resta per l'ultima volta di accompagnarvi in questo altro luogo del nostro policlinico, questa volta un luogo del futuro. Quindi seguitemi. Oggi ci troviamo qui in Via della Commenda, sullo spazio dove sorgerà il nuovo policlinico. È un'area di 23.000 metri quadrati dove sorgevano i vecchi padiglioni, gli antichi padiglioni che sono stati demoliti per far spazio a quello che sarà il policlinico del futuro. L'area è questa, come vedete sono cominciati i lavori, sono stati fatti degli scavi di 3 metri di profondità per la bonifica, dopodiché abbiamo cominciato a fare delle palificazioni che poi vi faremo vedere, che sono profonde 13 metri e mezzo e hanno un diametro di 1 metro e 20, che servono a consolidare tutta l'area intorno allo scavo in modo da poter appunto scavare, portare fuori la terra evitando dei crolli o degli spostamenti delle fondazioni degli edifici adiacenti lo scavo. E su questa area qua che vedete, parallela alla Mangiagalli, questo è il retro della Mangiagalli, sorgerà il blocco nord, sono 7 piani. Sulla parte invece adiacente allo Zonda, che dopo vedremo, dall'altra parte sorgerà il blocco sud materno-infantile, e da Via della Commenda verso Francesco Sforza questi due edifici saranno collegati da una piastra centrale dove troveranno spazio tutte le aree comuni, le sale chirurgiche, sale parto e quant'altro. Sotto ci sarà una galleria commerciale di collegamento, proprio rendendo permeabile la città tra Via Commenda e Via Sforza, e sopra la cosa che caratterizza tutto il nostro ospedale è questo grande giardino terapeutico, sono quasi 6.000 metri quadri di verde, attrezzato con diverse funzioni a servizio proprio della riabilitazione dei pazienti in ospedale. In queste riprese vedete quei tondini di ferro, sono l'apice, diciamo, delle palificazioni profonde 13 metri che sono state scavate, mentre qui vediamo la fase successiva con un'altra gabbia, vengono legate assieme e poi viene gettata questa trave di coronamento. Questa trave di coronamento che vedete qui verso la Mangiagalli, che proprio serve a consolidare tutto. Quindi alla fine di questa operazione avremo tutto questo muro perimetrale che ci permetterà poi di fare gli scavi in tutta sicurezza. Le prossime fasi di lavorazione quindi saranno posati i pali, terminata la palificazione, che sono comunque 680 pali da 1,20 m per 13,5 m di profondità. Cominceremo gli scavi dove dobbiamo scendere di alti 8 metri da questa quota e portare fuori 180.000 metri cubi di terra. Questo per far spazio ai due piani interrati, di cui il meno 2 sarà destinato a parcheggio con 500 posti auto e il meno 1 destinato invece alla radiologia e ai servizi generali dell'ospedale. Quindi, finita questa fase, poi finalmente comincerà a sorgere l'edificio.
Beh, immagino che da quello che abbiamo visto non sia facilissimo capire come diventerà e come crescerà il nuovo policlinico, per cui vi lascio a questo bellissimo video che vi racconterà tutte le fasi di costruzione da adesso fino alla realizzazione completa del nuovo ospedale. Questa volta, oltre a finire questa pillola della Cagranda, finisce anche questo nostro ciclo in cui vi abbiamo raccontato l'altra faccia del nostro ospedale, la sua storia e tanti luoghi nascosti e importanti comunque per noi al di là della sanità. Abbiamo attraversato il tempo, dal passato fino al futuro, e speriamo che vi siano piaciute, e a noi ha fatto tanto piacere potervi raccontare questo altro aspetto del nostro ospedale, di cui siamo molto orgogliosi, e non ci resta che, quando tutte le cose torneranno alla normalità, speriamo presto, di aspettarvi qui per visitare dal vivo tutto quello che vi abbiamo raccontato. Noi ci saremo, vi aspettiamo, quindi grazie ancora per l'ascolto e a presto.